E io ambivo a fare quello che poi sono riuscito a fare più recentemente, cioè dare un bacio a mia moglie e mio figlio, prendere la macchina, andare in aeroporto a Venezia, prendere l'aereo, andare a Francoforte, cambiare aereo, andare a Hong Kong, arrivare là, far dogana, prendere il ferry, andare a Macao e arrivare in albergo con, dopo più o meno 22-23 ore, con ancora energia sufficiente per vedere i miei meccanici giù al bar che bevono una birra e dire: lasciatemi appoggiare la borsa che poi vengo con voi e bevo una birra anch'io. Ecco, questo è una cosa che credo sia abbastanza eccezionale. Con quello non voglio dire che è eccezionale ciò che necessariamente io come Alessandro Zanardi sono riuscito a fare. Ci sono altri pazienti che hanno ottenuto risultati molto simili, ma era comunque diciamo difficile trovare un precedente per il direttore del centro ortopedico presso il quale io mi rivolsi, che è l'INAIL di Budrio, provincia di Bologna, per darmi, come posso dire, una motivazione adeguata. Quello che ancora il professor Verni, direttore responsabile del centro di Bologna, non sapeva è che io in realtà non avevo bisogno di grosse motivazioni, ma questo non perché possieda delle qualità particolari, semplicemente ho avuto in dote, se volete, dal buon signore che è lassù, o in modo più semplice dalla mamma, a livello di DNA, un carattere molto, come dire, molto ottimista. Io sono molto positivo, molto curioso, mi piace capire il funzionamento delle cose e credo che anche aver dribblato in qualche modo la morte, perché di fatto io arrivai a Berlino all'ospedale dopo un'ora e 37 minuti dal momento dell'incidente, con, è stato calcolato, più di 50 minuti passati con meno di un litro di sangue in corpo. È una cosa scientificamente abbastanza difficile da spiegare, tant'è vero che il medico che mi ha salvato la pelle tutte le volte che mi vede si mette a piangere e dice: io tutto quello che ho studiato, tutto il tempo passato sui libri, tutte le cose che ho imparato, devo buttar via tutto se ti guardo, perché tu sei quanto di più contrario possa esistere rispetto alle nozioni che io ho preso appunto dai miei studi e dalle mie esperienze come medico. Tuttavia sono qua e la sensazione di che cosa mi ero già lasciato alle spalle nel momento in cui riaprì gli occhi a Berlino ce l'avevo molto forte. Credo che questo sia stato anche uno dei punti a mio favore, una delle cose che mi ha aiutato a vedere da subito con grande ottimismo a ciò che rimaneva piuttosto che quello che avevo lasciato in Germania. E per cui, ecco, io credo di essere stato un buon cavallo per i tecnici ortopedici che hanno cominciato a lavorare su di me, proprio perché comunque avevo un grande entusiasmo, avevo voglia di bruciare le tappe, cosa che in un certo modo è anche accaduta. Tuttavia lungo il cammino credo che una delle cose che mi ha aiutato è stata, da una parte, la mia manualità, dall'altra anche tutte le cose che io ho preso nel mondo che è stata la mia passione, il mio mestiere, cioè quello dell'automobilismo sportivo, e nella conoscenza dei materiali e anche nella capacità di lavorare questi materiali per produrre ciò che serve fondamentalmente nel caso dell'automobilismo per far andare più veloce la macchina, nel caso dell'amputato bilaterale per farlo camminare meglio. Da lì, assieme ai tecnici del centro di Budrio, siamo partiti, ci siamo lanciati in una serie di piccole innovazioni che erano molto, come posso dire, ad hoc per il sottoscritto, cose che magari per altri pazienti non avrebbero funzionato, ma che in realtà hanno fatto abbastanza la differenza. Poi anche la mia capacità di lavorare sugli invasi, perché vedete, io all'inizio, quando ho cominciato a pensare ad una protesi, credevo ad esempio che, molto ignorantemente, credevo che il punto d'appoggio fosse l'apice del moncone, che la protesi fosse fatta in legno da un falegname, eccetera eccetera. In realtà non è assolutamente così. Quando ho cominciato a capire qualche cosa in più, mi è arrivata all'orecchio una serie di nozioni circa componenti dal nome estremamente altisonante come il ginocchio elettronico. Io pensavo a una roba che spingevi un pulsante, andavi in bicicletta e impennavi su per una salita, dicevo: cavolo, vado a fare le gare di ciclismo.
In realtà elettronico è il sistema di controllo del piegamento, cioè è una cosa utile ad alcuni pazienti, ma per esempio tracciando una linea non particolarmente utile al sottoscritto, perché è vero che c'è un qualche piccolo vantaggio, ma sono più gli svantaggi di portare un componente pesante, più pesante di quello che io uso, meno scorrevole nella deambulazione, eccetera. Però ecco, questi sono gli errori che normalmente fanno i pazienti quando si trovano loro malgrado a dover documentarsi, a dover capire, a dover cominciare ad utilizzare questo tipo di ausilio, perché pensano che senza il ginocchio elettronico non possono nemmeno fare il primo passo, piuttosto che senza il piede ad altre restituzioni di energia, eccetera, eccetera. La cosa più importante, e anzi oserei dare a questa importanza un valore in termini percentuali prossimo al 95%, è l'invaso, cioè la parte che il paziente calza. E questo è quanto mai vero nel caso di un amputato di coscia, perché ovviamente l'invaso contiene quasi completamente il moncone e l'appoggio avviene a livello ischiatico, quindi nell'osso posteriore del bacino. Il grosso del peso del paziente viene scaricato in quel punto, quindi voi capite che avere una pressione costante di un osso su un elemento abbastanza rigido con la pelle in mezzo, la pelle poverina tende a essere abbastanza martoriata, quindi la realizzazione di questo invaso è fondamentale per riuscire a portare il paziente a camminare bene, a deambulare in modo corretto e anche a, questo magari non nell'immediato ma più avanti nel tempo, a portare il paziente a deambulare così bene da poter riconoscere e ad apprezzare le differenze per... Ah, pensavo parlasse con me. No, perché mi sto allungando un po' tanto, comunque... No, portare il paziente anche ad apprezzare le differenze che ci sono tra le singole componenti, quindi un ginocchio diverso, un piede diverso, eccetera, eccetera. Esistono anche dei vantaggi, perché io per esempio, questo per sdrammatizzare un po', ma quando fui invitato dalla BMW per provare la BMW Sauber di Formula 1, mi infilai dentro l'abitacolo e sapete, in una Formula 1 è tutto piccolissimo, e morale, io che utilizzo, poi magari ne parleremo meglio, ma ancora oggi io utilizzo la gamba e quindi attraverso la protesi io spingo sul pedale del freno, non riuscivamo ad avere una leva abbastanza lunga, si trattava di alzare il più possibile il piede per allungare la leva del pedale del freno e in una Formula 1 non c'era spazio, per cui hanno cominciato a ragionare, ma potremmo togliere questa paratia, potremmo lavorare il carbonio, ho detto fermi tutti, cambio i piedi, facciamo prima, mi son messo un 36. Questo per dire che la tecnologia è fondamentale, però non dobbiamo nemmeno essere schiavi, perché talvolta la soluzione più semplice risulta essere anche quella più efficace. Alla BMW sono certo che sarebbero riusciti a crearmi più spazio, però quella soluzione è stata molto più semplice, soprattutto con i tempi che avevamo, alla fine la macchina l'ho guidata. Se avessi dovuto attendere la realizzazione di pezzi nuovi, magari finiva anche che la macchina la guidava qualcun altro. Volevo aggiungere due cose sul discorso appunto dell'invaso. Tenete presente che di tutti i componenti che costituiscono una protesi, soprattutto quando si parla di un amputato transfemorale, quindi sopra il ginocchio e non sotto, e quindi oltre all'invaso c'è il ginocchio più i componenti tubolari più il piede, l'invaso è l'unico che viene fatto personalizzato per il paziente specifico. Gli altri sono tutti scelti più o meno da catalogo, in base alle caratteristiche, al peso, all'età, alle condizioni del paziente. Però l'invaso ogni volta deve essere fatto, viene fatto per un invaso di media-alta qualità, perché poi ce ne sono anche di più bassa, tipo quelli che magari utilizzano anche nelle zone dove ci sono le mine, cose di questo genere, viene fatto interamente a mano. A partire modellando, diciamo, a partire con dei calchi ingessi intorno al moncone del paziente. Non è detto che il primo colpo, il primo invaso che l'ortopedico realizza sia quello che vada bene.
può capitare che lo si